Chi si sta occupando della sicurezza, cioè la Digos, per capire cosa hanno pianificato? Intanto ti dico che il feretro arriverà sul sagrato intorno, secondo indiscrezioni, alle 14:50 e quindi sarà possibile per qualche minuto a tutti quanti salutarlo. Come sapete, l'ingresso alla piazza sarà libero, anche se contingentato. Stanno iniziando a montare le transenne, ci sono transenne in tutta l'area accatastate che dalle 10 in poi verranno, diciamo, posizionate e la piazza potrà ospitare fino a un massimo di 15.000 persone. Oltre alle transenne sono stati allestiti, questi però ieri, due maxi schermi perché sia possibile a tutti seguire il rito che appunto inizierà alle 15, ma soprattutto ci sono, diciamo, in atto misure di sicurezza straordinarie, cioè il Comune di Milano ha pianificato quello che di solito fa per i grandi eventi, per i concerti, quindi con le vie di fuga, con gli ingressi appunto controllati, i varchi, ma anche invece si sono accodate le forze dell'ordine con le misure antiterrorismo e quindi in tutta l'area, diciamo, tiratori scelti, posizionati in punti strategici e bonifiche della zona tra, insomma, cestini e anche cani antiesplosivo. L'abbiamo visti stamattina che appunto lavoravano su Piazza Duomo e poi si estenderanno. Nel Duomo, in Duomo, cioè proprio all'interno, quante persone possono essere, cioè qual è la capacità? 2.000-2.300 persone, se non erro, no? Sono 2.000 persone, circa 2.000 persone, chiaramente appunto entreranno da ingressi diversi, Mattarella e Giorgia Meloni dovrebbero entrare, secondo quanto ci ha detto la Digos, da qui, dalla destra, e poi i politici, sempre a quanto ci hanno detto stamattina, ma è tutto ovviamente in divenire, da davanti.